Ancona, l'Urbe che attacca, poi le torri dell'HSC mettono il pallone in corner. Si schierano le squadre per il corner. 5 giocatori dell'Urbe in attacco. Ecco il gran colpo di testa e poi Ranieri che blocca. Ci pensa lui, Coletta, dopo l'errore a chiudere. Adesso spazzata e fallo laterale. Pericolosa questa azione dell'Urbe Club, che si vede molto motivato a fare gol. Vuole portarsi in vantaggio. La traversa importante con questa girata a spalla alla porta e la spazzata via a liberare la propria area dei difensori dell'Urbe. Buono il lancio sulla fascia, c'è ottimo cross, la parata e c'è il gol dell'1-0 per l'Urbe Club. Gran gol sulla respinta di Ranieri e vanno a festeggiare sotto gli spalti i ragazzi dell'Urbe Club. Dai Simo, veloce! Veloce! Adesso possesso Urbe, tocco di mano, il controllo, quindi fallo battuto velocemente. Morra, il tiro! E c'è la rimessa dal fondo di pochissimo. Morra non è arrivato al gol del pareggio. La palla scoperta nostra, devono a fare gol. Dai, se va vicino, stanno loro. Va da solo. Il controllo, la girata, ottimo anche il passaggio per il compagno. Adesso l'Urbe può tentare questa azione, ottima anche lì bucata. Ranieri però questa volta blocca con sicurezza il pallone. L'arbitro intanto chiama 2 minuti di recupero. Siamo per arrivati allo scadere del tempo regolamentare. Portala su, Lore! Aspettato da Osvaldini che con la testa può mettere per Morra. Morra la scarica sulla destra, il tiro! Lorenzo, e Clementini Lorenzo, che la blocca senza problemi. Pallone che scivola fino al portiere. Buona scivolata a evitare il contropiede. E palo laterale per innescare l'azione. Attenzione! Il tiro e la parata spettacolare del portiere dell'Urbe Club evita il gol del 2-1 e salva il risultato. Cassano evita il contropiede avversario, rimette in gioco i suoi. Intervento su Colaianni, altro fallo laterale, battuto velocemente, poi il colpo di testa di Falcone, il portiere dell'Urbe blocca senza problemi. Si allargano sulla fascia destra i giocatori dell'Urbe che però per un momento perdono il pallone, poi lo recuperano, poi ancora l'intercetto di Marra, la bellissima giocata di Corradino e poi la grande parata del portiere dell'Urbe Club. Numero 20 Russo non riesce a coordinarsi bene, a colpire di testa. Si era posizionato molto bene nell'area, il pallone era quasi perfetto. Morra adesso, pressing incessante e grande recupero, il pallone che purtroppo non riesce a trovare il compagno. Benvenuti allo stadio comunale di Fiuggi, qui con noi Sebastian Aratonei, autore della doppietta della vittoria per la semifinale contro l'HSC. Come ci commenti questa prestazione? Bene, ho fatto 2 gol, sono contento e niente. A chi li dedichi? A mamma e papà, mamma! Grazie mille, complimenti, ciao!